Can I hold this? Yes, thank you. Now these things look so phallic. Dice che queste cose sono molto falliche. You always feel weird holding it. Yeah, è un po' strano tenerli in mano, ma va bene. So, whatever you want. Okay. Come va? Nothing. Okay, we're good. Che tipo di progetto ha portato qui a Reggio? What kind of project have you brought here in Reggio Emilia? What have I brought here? Yeah. You mean like this work? Oh, well, this work is from Consequences, which, forget how many years ago we did it. It was a project that we did with the Danish government, the UN, and Greenpeace to document climate change. And the project that I was working on, and I really start to hate that word project, but the story I was working on, because I know I was storytellers, was what was happening to the Eskimos. Eskimos, by the way, you should know, means meat eaters, and it was given to them by another tribe. They survive on meat. They survive on whales, seals, polar bears. When the ice starts to melt, the polar bears have nowhere to go, the seals have nowhere to sit and make pups, and the whales as well. So it's an ecological disaster. And, you know, the problem is that it was very kind of Greenpeace to help us with this project. But one of the things that I wanted to focus on was how climate change was these Eskimos, these hunters, how they were caught up in this kind of situation. You know that there's limits on how many whales they hunt for, or how many polar bears. But what society doesn't seem to understand, for the Eskimos, this is their natural way of living and existing. And what was most important for me to show is that for them, the whale is everything. It's their oil, it's their clothing, it's their food, it's everything. The polar bear is their clothing, as you can see in this picture. So their idea and their concept of climate change is different than the way the other rest of the world we see it. And one of their philosophies was the more civilized society becomes, the more barbaric they act. We are considered as barbaric because we still hunt seals and whales and polar bears. But this is a natural order of things. Without that natural order of things, you have chaos. So for me, it was super important to try to capture that. And also understanding how Greenpeace felt about the hunting of whales. I always like to go against what is the common thinking of the day. You know, I always like to be on the outside, trying to understand, as they say in French, pourquoi or why. And for me, when I had the opportunity to go to Greenland to do this work, I was like, okay, that's great. For me, that was fantastic. And they allowed me to come into their world, even for such a brief moment, that I got an understanding of what it's like. You know, you're in temperatures of 35 below, going out in dangerous waters to look and hunt for survival, and if you don't find it, you come back with nothing to eat. And the situation you have in today in Greenland, because there's the lack of seals and whales, they're importing food, packaged meat, that's making them sick. Society stands back and tries to wonder why they're becoming alcoholic. They're becoming alcoholic because they're depressed. They're depressed because they're not able to live their natural habitat. Quello che... You sure? Yeah, I can do that. Allora, dice praticamente che lui ha avuto la possibilità di lavorare con Greenpeace e le Nazioni Unite a questo progetto, e gli hanno permesso di andare appunto in Groenlandia, e quello che su cui si è principalmente concentrato sono appunto gli eschimesi, che la parola eschimese è una parola che gli è stata un po' affibbiata, significa mangiatore di carne, ed era un po' uno spregiativo nei confronti di questa popolazione. In realtà loro si nutrono di balene, di foche, e questo era considerato barbarico dagli occidentali, ma
per loro è proprio una questione di sopravvivenza, quindi loro stanno vivendo sulla loro pelle il calo del numero di foche, di balene, di orsi polari. Questo sta cambiando radicalmente appunto l'ambiente in Groenlandia, causandogli appunto problemi di sopravvivenza, perché è vero, loro mangiano gli orsi, ma come diceva anche dalle sue foto, loro si coprono della pelle dell'orso. È proprio un modo di vivere che è diverso dal nostro. E quello che stava dicendo anche sugli eschimesi è che sono una popolazione comunque, quindi, che ha avuto la possibilità di stare in contatto con loro per un po' di tempo, sempre appunto grazie a Greenpeace, e pur è ovvio per molti essere dalla parte delle balene, in questo caso diciamo loro proprio per loro è una questione di sopravvivenza, e quindi è un discorso diverso. Quindi quello che lui spera venga fuori da queste foto è che gli effetti climatici stanno devastando questa popolazione, che sta diventando sempre più purtroppo vittima dell'alcol, quindi c'è molto alcolismo adesso tra gli eschimesi, addirittura non possono più nutrirsi della carne degli animali che vivono lì perché scarseggiano, quindi si fanno inviare della carne in scatola dall'Occidente, che li sta facendo ammalare in qualche modo. Lui ha voluto far vedere come queste persone sono in grado di sopravvivere in questo clima difficilissimo, dove le temperature possono andare sotto i 45 gradi, però sta diventando molto difficile. Loro soffrono tantissimo le conseguenze del cambiamento climatico, molto più magari di quanto non le vediamo noi, e quindi lui cerca di sollevare un po' questa, di mettere appunto la luce su questo lato oscuro del mondo, che essendo molto lontano magari è stato più trascurato. Appunto spera che magari di far capire che c'è una cultura diversa che va comunque rispettata, ma soprattutto preservata.